Anch'io ho perso il conto. Rehrl quindi ha vinto questo segmento di salto con 3 secondi di vantaggio su Zayd, il terzo Kirkeisen, e poi dietro attenzione ad Akito Watabe e appunto Frenzel, nel mezzo Bro che verosimilmente si aggancerà, e poi più indietro Rijek a 1.02, sì. Con Muana subito dietro. PT non male, perché avrà una posizione di partenza interessante. Rehrl invece non aveva mai vinto un segmento di gara in carriera e questa è la prima volta. Costa 22esimo, partirà appena davanti a Groba, che non difficile che possa riagganciare Risle. Pittin, eccolo, 35esimo, parte insieme con Corsi, e come detto la zona punti è ampiamente alla portata acquisita. Ma anche qualcosa in più, poi per il minuto e 45 io avrei messo la firma, lui non lo so, è molto ambizioso, probabilmente no, ma oggi potrà divertirsi. Da prima dei mondiali di Lahti, perché abbiamo detto nei giorni in cui Rijek ha fatto fatica sul salto comunque è stato in grado di difendersi nel fondo e limitare al minimo i danni. Dobbiamo tornare a gennaio alla Val di Fiemme, e poi Rijek ha innestato le marce alte perché ci sono diverse assenze, una di queste anche italiana, Manuela Mansiner, si è preferito lasciarla a riposo, chiudere in anticipo la sua stagione. Poi quella in difficoltà dal punto di vista fisico, hanno proprio preferito evitare la trasferta ad Holmenkollen, vedi Rashko piuttosto che Avakumova. Sì, tra l'altro credo che Avakumova abbia avuto anche un altro problema fisico, si debba operare forse addirittura. Vediamo questa gara, Kirkeisen è un'ottima posizione di partenza, lui da queste parti ha già vinto, ma dobbiamo tornare indietro di un decennio abbondante. 2005 forse addirittura. Sì, o 2006, comunque più di 10 anni. 2006 vinse la sprint, nel 2005 vinse Muan. Un altro che oggi è in gara con una posizione di partenza piuttosto appetitosa. Eh sì, perché parte a sandwich tra Rijek e Risle. Per quanto riguarda l'Italia, Pittin oggi ha un distacco tutto sommato contenuto rispetto alla testa. Per darvi un'idea siamo ben sotto i 2 minuti. 1.45, ma l'obiettivo potrebbe essere anche quello di provare a entrare tra i migliori 10, poi dipende molto dallo schema della gara. Esatto, diciamo che Pittin può provare a sognare, c'è anche Costa che parte 22esimo, minuto e 13, per Costa l'obiettivo è quello di rimanere fra i primi 20. Sì, e credo che possa essere alla portata, perché Costa nel fondo è in condizione, ha perso un po' di smalto nel salto per via di problemi fisici che l'hanno condizionato dal punto di vista tecnico. Oh, ricordiamo che oggi si è gareggiato anche in Coppa Continentale a Nizhny Tagil in Russia, per l'Italia è arrivato un podio, quello di Lukas Rungaldir terzo. Ecco, e Rungaldir è il cavallo su cui puntare per guadagnare il pettorale in vista del primo periodo della prossima stagione, quindi le gare di novembre-dicembre. In questo momento Rungaldir guadagnerebbe quel pettorale, gli altri andrebbero a Germania e Austria. Sì, Rungaldir che ha fatto 100 punti fino a questo momento nelle gare di Nizhny Tagil, che equivalgono all'ultimo periodo. I rivali principali si chiamano Hugo Buffard, francese, che ha 32 punti di distacco, e Harald Jonas Rieber, norvegese, che ne ha 42. Sì, sono risultati importanti per il morale di Rungaldir, che è uno che tende un po' a buttarsi giù quando non arrivano i risultati. Non dimentichiamo che, ad esempio, Lahti ha preso parte alle gare della prima settimana e poi è stato rimandato a casa. Ma ci stava anche la scelta da parte dello staff tecnico, che giustamente ha inviato le seconde linee a gareggiare in Russia in Coppa Continentale, perché non aveva senso schierarle in Coppa del Mondo. Per guadagnare una quota in Coppa del Mondo devi raccogliere, credo, tra i 15 e i 20 punti. Attualmente per Bauer, Rungaldir, Buzzi, Mayerhofer è difficile portare a casa quei punteggi. Tra l'altro ricordiamo che a Nizhny Tagil si sta gareggiando su trampolino piccolo, quindi esatto, favorevoli, e domani ci sarà la gara con 15 km di fondo. Due salti però uno come Rungaldir su 15 km può fare la differenza in Coppa Continentale. Intanto davanti sono in tre, Rehrl, Zaydel e Kirkeisen. Come previsto, Kirkeisen è partito forte, si è riportato su di due davanti. La Hurt è quarto, viaggia in solitudine. La Hurt che rispetto ai primi ha perso qualcosina. Partito con la moto Frenzel, che sta già arrivando agli 800 metri, ha guadagnato 16 secondi nel giro di 800 metri. Beh, Frenzel si è portato a 6 secondi da Akito Watabe, partiva con un distacco di 10. Sì, è momento chiave della gara per Frenzel, perché riportarsi su Akito Watabe potrebbe fare la differenza. Vediamo anche Rijek. Rijek anche lui è partito forte, si sta trascinando dietro come previsto Muan e Risle. Però nei primi 800 metri Johannes Rijek ha perso terreno rispetto a Frenzel ed è una novità in tempi recenti. Eh sì, eravamo più abituati a vedere questa situazione.
Poi a compagni di avventura Rijek, che gli daranno una grossa mano, eh? Mi pare che ci fosse Fabian Risde con lui. Sì, che è un bel compagno d'avventura, senza ombra di dubbio. Sì, atleta con un grande motore da mettere in campo nel fondo. Intanto Costa è 24esimo, minuto e 10. Quindi Kircheisen prova ad andare via. Sì, non so, Kircheisen forse dovrebbe più stare a rimorchio. Sì, perché poi se si risparmia nei primi giri ha un ultimo chilometro che può fare male a tanti. Esatto, intanto Pittin è a 32esimo, agli 800 metri, viaggia in compagnia di Coxien ed è partito forte. Beh, il treno Pittin-Coxien può fare davvero la differenza, perché dove manca qualcosa l'uno arriva l'altro, e cioè Coxien è uno che fatica a partire forte, con Pittin può partire più forte. Intanto siamo al chilometro 6, Akito Watabe che si trascina Denifel e per adesso gli elenco, ha ripreso la Earth. C'è anche Bro, mi pare, nel gruppo di Akito Watabe, sempre ben coperto come tradizione vuole. Attenzione a lui perché qui ha archiviato, credo, l'unico podio in Coppa del Mondo della carriera. Esatto. Bro è uno che i tre podi che ha ottenuto in carriera li ha ottenuti tutti sulle nevi nordiche, Norvegia, Svezia, Finlandia. Beh, c'era qualcuno che aveva qualcosa in comune in termini di vittoria inizio stagione. Rijek, che vinceva solo sulle stesse nevi. Poi ha iniziato a vincere anche altrove e sta disputando una stagione da record. Siamo a 17 podi contando i mondiali e neanche Mannen è arrivato a 17 contando i mondiali, si è fermato a 16. Impressionante la stagione di Rijek, che d'altronde sta disputando, come tu hai detto, un inverno pazzesco. Sì, va da sé che le ultime due settimane sono di difficile lettura, perché le energie sono al lumicino. Su due trampolini, questo e Trondheim, potrebbe avere un po' di margine il buon Erik Frenzel. Poi a Schoenach è tutta un'altra partita. Diciamo anche che Rijek non è mai riuscito a fare 4 mesi al top della forma. Oh, qui si fermano. Kircheisen chiede il cambio. Agli austriaci non è che interessi granché tenere il ritmo elevato, e da dietro si stanno avvicinando. Non ho visto se Frenzel fa già parte del gruppo di Akito Watabe, direi di no. No, ci sono ancora qualche secondo di distacco tra Frenzel e Watabe. Sono praticamente un quartetto seguito da un terzetto. Sì, ma credo che il ricongiungimento sarà all'interno dello stadio. Comunque Rijek rimane a 20 secondi, quindi continua a perdere rispetto a Frenzel. Beh, lo schema tattico di gara non sta venendo male a Frenzel, quantomeno in questa prima parte. Poi, insieme ad Akito Watabe, potrà riportarsi sul terzetto di testa, dopodiché si vedrà. Siamo prossimi al passaggio al primo giro, al chilometro 6 Costa è 23esimo, viaggia in un gruppetto che va dalla 22esima posizione, trainato da Groba, che scende fino alla 25esima, Pommer. Pittin è 32esimo, però in rimonta insieme a Coxin e Nagai. Direi un buon primo giro di Jelenko, bisognerà vedere quanto durerà, il discorso è valido anche per Maxi Laert. Frenzel si trascina Hirvonen e Bro. E comunque ci sono a questo punto tra Frenzel e Watabe 7 secondi, si rimane un po' sempre lì a bagnomaria, qui intanto Muan dà il cambio a Rijek. Questo è un gruppo che fa paura, Muan, Rijek, Risde, tutta gente che può fare la differenza nel fondo. Sì, diciamo tutti atleti che sono abituati a far segnare il miglior tempo. Bisogna vedere i mutui del caso se riusciranno a tenere il passo del treno guidato dai tedeschi da Muan, perché quello che spendi nei primi giri poi ti può presentare il conto nel finale. Tanto il Giappone presenta qui le stesse tute dei mondiali, quindi quelle che si confondono alla perfezione con le austriache. Di profilo un po' meglio, dai, di fronte è un disastro. Sì, effettivamente in occasione dei mondiali era sempre complesso distinguere giapponesi e atleti austriaci. Comunque Akito Watabe col pettorale 7 si sta riportando sul terzetto di testa. E dietro Frenzel sta facendo altrettanto sul terzetto inseguitore. Quindi ai 3 km 300 metri probabilmente avremo un gruppo di 10 unità a guidare questa gara. Costa è 25esimo al termine del primo giro, però Pittin sta trainando veramente quel gruppo. Pittin è 29esimo, il distacco dal gruppo Costa e Grobak è di una decina di secondi ormai. E quindi un primo giro notevole di Pittin. Sì, verosimilmente l'uomo più veloce in pista. Togliamo il verosimilmente, l'uomo più veloce in pista. Beh, per esempio, Erola non è riuscito ad agganciarsi a Pittin e Coxien. E questa sì, è una notizia importante. Pittin in stagione una volta ha fatto segnare il miglior tempo sugli sci, se non ricordo male, no? Sì, Ramsau. Sì. Tanto qui stavo vedendo c'è Bro che sta facendo adesso lui il ritmo rispetto a Frenzel. Sì, per chiudere l'ultimo buco, però hanno assorbito Maxi Laert e Jelenko, ti direi. E dietro, davanti si ricompattano
ben presto ci sarà il gruppone. Cosa succederà ai tuoi sogni? Guardarsi, Akito Watabe si è riportato sul gruppo di testa, si è trascinato dietro ormai Frenzel. Sì, che sta rientrando insieme a un paio di francesi, Maxi Lerta appare in difficoltà, anche Jelenko sta perdendo qualche battuta. E adesso non so che cosa possa accadere, perché se si continuano a guardare, il gruppo guidato da Rizek con Risne, Muan e compagnia rientra, e anche con facilità, dopodiché tutto può accadere. Sì, Rizek che sta tirando, sta spendendo tanto insieme a Feist, con Muan che adesso è a ruota e anche Risne. Il distacco è di una ventina di secondi rispetto a quelli davanti, quindi comunque fanno fatica a recuperare. Quanto ha Pittin dal gruppo di Johannes Rizek? Ma al passaggio del giro Pittin dalla coda del gruppo di Rizek aveva 30 secondi. Ah, io l'ho visto in fondo al teleschermo che sta arrivando, si sta riportando su Costa Pittin. Pittin è sotto il minuto di distacco dalla testa della gara. Eh sì, davvero notevole la gara di Pittin fino a questo momento. Pittin sta staccando tutti tranne Coxtien. Ah, lui gradisce questo contesto di gara. Se non ricordo male, quando salì sul podio nella 15 km, quindi la prova con due salti, si percorreva un giro da 7 km e mezzo. Sì, 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 era appunto, cioè, un giro un po' anomalo. Quella gara era su due giri. E fece veramente la differenza, perché se li mangiò tutti nel fondo. Gradisce questo contesto di gara, l'abbiamo capito. Beh, attenzione perché, insomma, 50 secondi di distacco dalla testa, 55, quando mancano 6 km... si possono anche recuperare. Tanto Kirkaisen adesso ha ricominciato a fare il ritmo, però Frenzel che si trascina dietro Bro e Hirvonen sembra prossimo al ricongiungimento. Kirkaisen, che è il compagno di allenamento storico di Frenzel, tira, no, ha fatto una sgasata, poi si è rialzato, il ritmo è sceso in automatico. Frenzel, Bro e Hirvonen rientrano, mentre Maxi Lerz è proprio staccato. Sì, adesso c'è Akito Watabe che fa il ritmo, seguito da due tedeschi, c'è Denifel molto pimpante. E alla fine è l'unico ad aver tenuto il ritmo di Akito Watabe tra gli inseguitori, però qui ormai si è formato un gruppo di 8 unità. E quello dietro è l'Aert che sta perdendo terreno. Sì, più indietro c'è ancora Jelenko che mi pare addirittura più in difficoltà, e poi il gruppo di Rizek in rimonta. E credo che alla fine possano ballare una quindicina di secondi tra gruppo di testa e gruppo inseguitore, 15-20? Sì, siamo lì, siamo sempre sulla ventina di secondi. Adesso ci sarà il passaggio ai 5 km, quindi a metà gara. Ai 4 km e 1, per intenderci, c'erano 25 secondi. Avrei detto qualcosa meno, occhio. E Pittin ai 4 km e 1 si trova 27esimo, però ha ripreso il gruppo Costa, quindi fa parte del gruppo anche di Grobak, che è 20esimo. Ma guarda, se Costa riesce a tenere il passo di Pittin e Coxlin, può entrare anche tra i migliori 15. Poi rimanere con Pittin e Coxlin non è banale, eh? Non è che ci possano riuscire in tanti nel circuito della combinata nordica. Intanto Watabe fa sempre il ritmo, come sempre molto generoso giapponese, quindi si mola per tutti, ma non gliel'hanno spiegato che gli conviene stare un poco aperto? E vabbè, sai, i giapponesi hanno la tendenza all'immolazione. Sì, diciamo che il ritmo non è così sostenuto, occhio, però stando davanti spendi sempre qualcosa in più. Esattamente, dietro invece ci sono atleti decisamente più coperti, nel senso Denifel e Bro sono maestri. Sarà interessante vedere cosa farà Frenzel, chiaramente a lui conviene andare in testa e tirare. E l'alternativa è risparmiare energie e poi cercare di attaccare nell'ultima tornata, però non è abituato a questo schema di gara. Eh no, è una gara un po' anomala, soprattutto rispetto a quelle che abbiamo visto in questa stagione. E dietro c'è Risle, direi. Però siamo sopra i 20 secondi, pensavo meno. Sì, alla fine quelli dietro non riescono a recuperare, sono sempre lì a bagnomaria. E soprattutto Muan non dà una mano ai tedeschi. No, sta facendo fare tutto il lavoro a Teutonici. Adesso appunto Risle forse si è reso conto che non guadagnavano, allora ha deciso di prendere in prima persona in mano la situazione. Chiaro che se dovessimo leggere questi primi due giri, bisognerebbe sottolineare come Rizek non sia quello di Lacti nel fondo. No, non ci siamo proprio rispetto a quel Rizek straripante. Tanto qui c'è il gruppo di Pittin che è 20esimo, e quindi Pittin si trascina Coxtien, Pommer, compagnia cantante. C'è stato il
ricongiungimento tra il terzo e il quarto gruppo. Muletta lei in maniera sorprendente rimane agganciato al gruppo di Pittin. C'è anche Costa subito in scia a Grobak. Costa che sembrava più brillante rispetto a Muletta lei. Diciamo che per adesso la caratura del tetto è ancora diversa. C'era anche un giapponese in difficoltà, però non ho visto chi fosse. Credo che fosse Nagai. No, Kato. Kato, sì, è possibile. Qui davanti invece non cambia lo schema, c'è Kirkeisen che adesso fa un po' il cambio, però ci sono degli atleti in difficoltà, attenzione. Irvonen mi sembra un po' il gancio. Rerla anche. Frenzel ha capito l'importanza del momento e si porta in scia da Kito Watabea a Kirkeisen. C'è un bro molto pimpante che sta risalendo la china. Qui dietro Rijek prende qualche metro di vantaggio. Si è messo proprio improprio perché ha capito che nessuno era in grado di dargli una mano e ha staccato a Risle Muan. Ecco, notevole direi, però davanti sono ancora distanti una ventina di secondi. Sì, qui stanno facendo fatica a tenere il ritmo di Rijek che prova l'inseguimento solitario. È un'azione tutta di cuore. Sì, anche perché sennò Frenzel rischia di scappare via. Siamo passati dei 5-8, sempre Kirkeisen che fa il ritmo. Dietro c'è Bro, adesso Watabe si è un pochino più nascosto, però attenzione perché si spacca in due il gruppo di testa. Sì, se ne vanno in quattro, perché gli austriaci fanno tutti fatica a mantenere il passo imposto da Frenzel e Kirkeisen. Attenzione perché Rijek in un amen ha tirato giù una decina di secondi da quelli davanti. E ha fatto il vuoto. Certo che se il passo di Moa, Risle e compagnie è questo, Pittin può provare a riportarsi su questi atleti. Sì, perché se adesso fanno fatica e Pittin è l'uomo più veloce in pista, c'è veramente questa opportunità. Guarda, pettorale 36, sta andando a riprendere anche Maxilla Hert. Quindi Pittin adesso è a ridosso di Ives e Mutu che volerà via anche la Hert. Guarda, chiuderà questa tornata probabilmente in quindicesima posizione, perché fino alla Hert li può andare a sorpassare facilmente. Poi più avanti c'è Geiger, che non sembrava brillantissimo. Geiger dopo l'ottimo inizio è un po' calato di condizione. Ma sai, l'obiettivo della stagione per Geiger era vincere un titolo nei mondiali junior. Quel titolo è arrivato, per cui stagione oltremodo positiva, aggiungi il podio in Coppa del Mondo. Costa che è in un quartetto che va dalla 21esima alla 24esima posizione. Ci sono anche Gruber, Grobak e Selboten. Ecco, sono rientrati su Frenzel, Kirkeisen, Watabe, Bro. Nel tratto in discesa gli austriaci sono riusciti a chiudere il buco, però l'impressione è che siano destinati a staccarsi. E Rijek è sempre lì. Adesso in salita Kirkeisen rialza il ritmo. Kirkeisen curiosamente cerca sempre la parte esterna della pista, ma tutti in questo momento. Comunque la parte più dura del tracciato è la prima, perché nei primi diciamo 800 metri si sale costantemente. Poi c'è un lungo discesone fino a questa salita che stiamo vedendo, poi l'ultima salitina è quella che porta sopra il poligono di Holmenkollen e poi allo chius finale. Comunque Rijek ha rosicchiato qualcosa quelli davanti, però l'hanno fatto anche Muan, Risle e Faiss. Sì, è chiaro che Rijek sta spendendo in questo momento. E qui davanti si guardano un po'. E di nuovo sul duro hanno allungato in 4-5. I 4 di prima più un altro che non sono riuscito a intercettare. Potrebbe essere Denifel, è un austriaco comunque. Sì, è sicuramente un austriaco. Alle spalle di Watabe col 2. E allora è Seidel. È Seidel, il 2 è Seidel. Adesso Rijek avrà da sorpassare 3-4 atleti che stanno andando piuttosto lentamente e poi sarà in scia al gruppo guidato da Frenzel e Kirkeisen. Manca però praticamente poco più di un giro. Sì, siamo ormai al terzo passaggio. Quello in coda al gruppetto dovrebbe essere Irvonen, che comunque ha reagito. Sì. Ecco, qui siamo praticamente nell'ultimo tratto in salita dove si può tentare di sferrare l'attacco finale. Dove spesso e volentieri abbiamo visto attacchi decisivi, soprattutto nel biathlon, ma anche nel fondo. Sì, ma soprattutto nel biathlon, hai detto bene. Tanto Rijek ha ripreso Rerle e ormai li vede quelli davanti. No, li prende alla fine di questa salita. E Frenzel si è reso conto della posizione di Rijek e si è messo a tirare. Vediamo se si possa trattare della strategia giusta. Bro sempre alle spalle di Frenzel. E ha Kito Watabe alle spalle di Bro. Ecco, attenzione perché Kirkeisen in volata è un atleta noioso ed è lì quarto al momento abbastanza coperto. Sì, Kirkeisen è un atleta che allo sprint finale va battuto. Siamo prossimi al terzo passaggio, quindi all'inizio dell'ultimo giro. Comunque, Rijek in questa terza tornata ha fornito una prova di forza non indifferente, quindi i dubbi che erano stati in qualche modo proposti nelle prime due tornate sono stati fugati dal terzo giro. Frenzel la mette sul ritmo, seguito da Bro, Watabe, Kirkeisen, Irvonen, Seidel, Denifel e Rijek che si è riagganciato. Attenzione! E staccando Muan
e Risle. Non propriamente gli ultimi arrivati. Muon e Risle che passano adesso rispetto a Risle, che il distacco è di una quindicina di secondi, qualcosa meno. Li hanno persi tutti in questa tornata. Andersen rimane lì in alto per il momento. Vediamo qual è il distacco di Pittin. Pittin sarà attorno ai 35-40 secondi. Solitario, staccato incredibile. Ha fatto il vuoto, ha staccato Coxen Pittin. Che prova di forza. Pittin sta veramente facendo i numeri oggi. 15 secondi rispetto al gruppo di Moan e Risle, non sono pochissimi, può provare a riportarsi sotto, però spendendo. E poi è chiaro che nell'ultimo giro Moan piuttosto che Risle non ci cincischieranno. Qui passa Costa che è 23esimo. Bravo, tiene la scia di Grobach. Sì, questo era l'obiettivo. Tanto attenzione, perché qui Frenzel ha ripreso margine e si trascina dietro Bro, Watabe e Kirkeisen. E Rizze che è rimasto un po' indietro. Sì, ha trovato traffico e non è riuscito a chiudere il buco. Adesso ha scavalcato tutti gli atleti che lo precedevano. L'ultimo è stato Hirvonen. E quindi si lancia l'inseguimento del rivale Erik Frenzel. Ci sta provando Rizek. Adesso anche Akito Watabe, dopo aver infiatato praticamente per 5 km, torna in testa. Ecco, questa è la parte globalmente più impegnativa, perché dall'uscita dello stadio fino agli 800 metri si è in costante salita. E Watabe fa il ritmo, lo tiene Frenzel, lo tiene Kirkeisen. Bro fa un po' più fatica in questo tratto, attenzione. E non è una buona notizia per Frenzel, perché più atleti si infilano tra lui e Rizek, meglio è. Molto pimpante Watabe. Rizek in questo tratto sembra fare un pochino più fatica. Bro è a tiro, gli altri tre sono un po' più avanti. Sì, notevole prova di forza di Akito Watabe nel tratto in salita. Adesso siamo vicini allo scollinamento, che sarà subito dopo il riscontro cronometrico degli 800 metri, quindi in questo caso 8 km e 300 metri. Quindi a 1700 metri dal traguardo Rizek se ne va. Sì, Watabe ha preso qualche metro di vantaggio, Frenzel lo tiene a fatica, Kirkeisen ha mollato il colpo, attenzione, Bro fa fatica a rimanere su Kirkeisen. Ma hanno guadagnato decisamente su tutti Akito Watabe ed Erik Frenzel. Sì, Akito Watabe ha fatto un cambio di passo pazzesco. Però attenzione, perché se finisce così, Frenzel porta a casa 80 punti, Rizek col quinto posto, 45. Ha zerato il distacco. Un punto di differenza. Poi è chiaro che se Frenzel batte in volata Akito Watabe ancora meglio. Va in testa generale, sì. Poi, chiaramente Rizek può fare ancora in tempo ad arrivare quarto. Però ha perso un po' di terreno qua Rizek, sta facendo fatica. Non riesce a rientrare su Kirkeisen e Bro. E Kirkeisen sta cercando di staccare François Bro. Però Bro ha reagito, adesso è a ridosso del tedesco. Mentre Akito Watabe è sempre davanti a tutti con Frenzel alle sue spalle. Che regalo che sta facendo a Frenzel, gli sta dando una mano incredibile. Perché se lo sta trascinando via. Intanto Pittin ha quasi ripreso Muan, è 12esimo agli 8 km 3. Ti dirò che se Frenzel oggi sale sul podio va a riprendere Gottwald e diventa terzo all-time alle spalle di Manninen e Ackermann. 68, Manninen 90, Ackermann 77. Ackermann è la portata, Manninen lo vedo ancora abbastanza distante. Dipende quanto sarà lunga la carriera di Frenzel, soprattutto dal tuo livello. Però c'è un mondiale in Germania, a breve. 2021. E comunque Akito Watabe adesso sta attaccando, Frenzel reagisce però non riesce a rispondere. Dietro c'è Kirkeisen con Rizek che sta disperatamente cercando di riportarsi su questi due. E Bro non si è ancora dato per vinto, perché nel tratto in salita è riuscito ad affiancare Kirkeisen e sembrerebbe averne anche di più. Attenzione a Bro che dopo il momento difficile si è ben ripreso. Dietro c'è Risle che sta provando a risalire forte e potrebbe passare Alessandro Pittin. Comunque, tanto per cambiare, abbiamo 5 tedeschi nelle prime 7 posizioni. Come se non ci fossimo abituati. Pittin è 12esimo ed è a 8 secondi da Muan, che decimo. Va detto che davanti a tutti c'è l'unico atleta non tedesco ad aver vinto in questa stagione Coppa del Mondo. Ovvero Akito Watabe, che si è imposto in quel di Sapporo. E quindi abbiamo Akito Watabe e Frenzel che si giocano la vittoria. Attenzione che Rizek che è a 10 metri dal tandem Kirkeisen-Bro. Sì, e sembra averne un pochino di più, stanno un po' faticando davanti. Direi buoni materiali sia per Watabe che per Frenzel. Frenzel esce e prova ad attaccare il giapponese, che lo vede. Però Watabe all'interno, adesso che c'è la curva, è importante per Frenzel mettersi davanti. Di norma le volate Akito Watabe tenderebbe a perderle. Vediamo, qui c'è ancora una salitella prima della volata. Ed è più brillante Akito Watabe, decisamente più brillante rispetto a Frenzel. In tutte le salite Akito Watabe ha fatto meglio e ha preso un metro Akito Watabe, che deve veramente fare la differenza adesso. Deve provare a vincerla prima dello shoes finale.
E adesso è sempre in testa con Frenzel come un'ombra. Sembra faticato però Frenzel. Però dietro che succede? Dietro Rizek potrebbe essersi riavvicinato quei due. Andiamo a rivedere. Qui c'è la volata finale per la vittoria. Io raramente Holm & Kollen ho visto volate vinte da chi era dietro in cima alla discesa. Vediamo se Frenzel smentisce tutto. Akito Watabe rimane davanti, ma sembra averne di più Akito Watabe, che in vantaggio ne ha proprio di più. Vince Akito Watabe con Frenzel secondo. E fanno due vittorie in stagione per il nipponico e l'ha vinta quasi in volata oggi. Vediamo la volata per il terzo posto, importantissima in ottica sfera di cristallo. Rizek e Kirkaisen in lotta. Rizek e Kirkaisen per la terza piazza. La spunta Kirkaisen e quindi fa un regalo a Frenzel. Bro chiude quinto. Quindi, riassumendo, mancano tre gare al termine della stagione e i primi due nella generale sono divisi da meno di 10 punti. Da 6 punti, perché Frenzel oggi ne recupera 30. Si susseguono gli arrivi, quello è Alessandro Pittin che chiuderà undicesimo. Sì, nettamente il migliore sugli sci oggi. Pittin che nel finale è andato a sopravanzare Willem Denifel, che è stato a lungo nel gruppo di testa. Aspettiamo anche Costa, che sta lottando per un piazzamento tra i migliori 20. 9,1 km, Costa era 22esimo, però faceva parte di un gruppo che arriva fino alla 14esima posizione. Due italiani nei 20 non è fatto abituale, quindi verrebbe fuori un buon risultato per la squadra azzurra. Aspettiamo. Eccolo Costa, è là in fondo. 14-15, è tra 20 e 21. Sì, se la sta giocando con Schelbotten e Geiger e la Hurt. Costa chiude 20esimo, direi, alle spalle di Geiger. E alla fine la Hurt ha pagato parecchio. Guarda, bastava poco per essere nei 15 comunque. Grande gara di Ilves, che forse ha chiuso 18esimo addirittura. Ilves 18esimo. Però sai che non so quante volte ha fatto meglio. Ma in stagione mi pare che il miglior risultato fosse un 19esimo posto. No, Kusamo fece meglio forse. 17 Kusamo. Sì, diciamo che Kusamo è un po' la località. Vabbè. Sì, 17esimo lì e poi questo è il secondo miglior risultato stagionale. I tedeschi hanno perso, e oggi c'erano tutti. È vero, forse la prima vera sconfitta stagionale per la Germania. Alla fine ti dirò che per Akito Watabe sono due vittorie consecutive in Coppa del Mondo. E non solo, inizia ad avvicinarsi al terzo posto nella generale. Sì, perché oggi Risle gli cede ben 60 punti e quindi Akito rimane a meno 60 testa al 3. È lotta aperta anche per la terza piazza. Ricordiamo, nella storia nessuna nazione ha monopolizzato il podio della generale, ma anche nella storia nessun atleta ha chiuso per 6 anni di fila sul podio della generale. Senza mai vincere dalla generale, aggiungiamo. Questo forse è stato ancora più clamoroso. Jelenko porta a casa un punticino dopo aver fatto parte del gruppo di testa. Ero là fuori dalla zona punti, crollato nel finale anche Mutro, ti direi. È finale difficile per i norvegesi e per i finlandesi. Si chiude la striscia di gare consecutive in zona punti per Mutro. Anche per Hug, ti direi, 34esimo. Anche per Hug, riduce dai fasti delle gare asiatiche. Quindi, sì, Hug cosa aveva mancato la zona punti in stagione? Forse due volte. Ma guarda, ti direi che sì, Hug, due volte non in zona punti, poi anche sul podio in un'occasione. Insomma, grande stagione, ci mancherebbe. Sì. Quindi alla fine Costa 20esimo, Pittin 11esimo, bene l'Italia. Bisogna fare un po' di calcoli e vedere quanto possa essere lontano Pittin dalla 30esima posizione nella generale. Ma Pittin credo parecchio, perché comunque aveva 40 punti prima di oggi. Oggi cosa chiude? 11esimo, quindi porta a casa 24, fa 64. Guarda, Pittin allora 64 punti, sarà lontano un centinaio di punti con la 30esima posizione. Perché sarà uno tipo Muan 30esimo, alla luce del risultato di odierno, con più di 150 punti. Muan cosa fa? Tira su 32 punti, oggi vola via i vari Lange, Watanabe, Gerard e compagnia cantante. Se non è Muan è Clemetsen. Però se la condizione di Pittin è questa, può raccogliere ancora punti pesanti, specie a Shonak gara 1, e poi vedremo se ci sarà la possibilità di gareggiare anche nella seconda competizione di Shonak. Esatto, bisognerà vedere se tutti i primi 30 prenderanno parte, però verosimilmente penso di sì. Sto guardando la classifica, tutti i finlandesi tranne Hirvonen fuori dalla zona punti. Sì, questo è clamoroso. E Hirvonen comunque settimo, lottando, soffrendo, ma alla fine è rimasto lì a giocarsi un piazzamento importante e ha battuto Muan. Questo non è un fatto banale. Hirvonen ha ben reagito dopo mondiali difficili, gli altri finlandesi invece sono proprio sprofondati nel finale di questa gara. Migliore degli austriaci Zeidel, che chiude decimo,
più o meno tutti sono un po' naufragati, anche Andersen nel finale ha fatto fatica al tredicesimo. Beh, rimarchiamo l'ottimo tempo sugli sci di Pittin, che per la seconda volta in stagione è il più veloce nel fondo. Eh sì, molto bravo Alessandro, che ha fatto segnare appunto il miglior tempo. Seconda prestazione quella di Risle, però ha pagato 19 secondi da Pittin. Ha fatto proprio la differenza oggi. Ecco, vedremo se la sceneggiatura potrà essere la stessa anche a Trondheim. Si gareggia martedì e mercoledì a Trondheim, giusto? No, martedì. 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 Sì, il 15 marzo, quindi. No, mercoledì. Perché allora, abbiamo la qualificazione lunedì di Lillehammer, forse, sì, giusto? Esatto. Salto. Ok, quindi lunedì e martedì Lillehammer salto, mercoledì e giovedì Trondheim. Esatto, mercoledì la gara di combinata sarà mercoledì, giovedì la gara di salto e poi la combinata si sposterà in Germania per le due gare di Schoenach che saranno su trampolino piccolo. È logico, no? Si va verso nord, quindi Oslo, Lillehammer, poi Trondheim. Esatto. Ha una logica, poi si riscende per andare a Vikersund. E vabbè, Roer lo chiude a Vikersund. Certamente, no, no, ma nulla da eccepire al riguardo. No, giusta la strategia della federazione norvegese che ha preteso Roer.